Bene, carissimi amici, un affettuoso saluto a tutti voi e proseguiamo la nostra lettura e riflessione del Vangelo di Luca. Adesso ci troviamo nel capitolo 6 e questo capitolo 6 presenta una scena straordinaria, c'è molta folla. Quando Luca deve descrivere la folla, comincia a parlare di località, di paesi, di regioni da cui questa folla proviene, e fra questi paesi, fra queste regioni c'è anche Tiro e Sidone. Dunque non sono solo persone provenienti dall'ebraismo, dal mondo ebraico, diciamo dalla Palestina, a seguire Gesù, ma ci sono molti pagani, gente che viene da oltre i confini della Palestina, perché magari era arrivata voce di questo Gesù di Nazareth che era potente in parole e in opere, e quindi seguono Gesù. Molta folla. Dinanzi a questa molta folla Gesù si mette a insegnare e proclama le beatitudini. C'è una differenza con la folla e le beatitudini che troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Lì si tratta del discorso della montagna. Gesù sale su un monte e così la folla è tutta attorno a lui e proclama le beatitudini. Qui invece tutto si svolge in pianura, come a dire, insegno sì, ma come uno di voi, seppur diverso da voi. Questo discorso della pianura dice dunque un magistero di Gesù all'insegna della condivisione e non del distacco, della comunione, seppur nella differenza. C'è un'altra, come dire, diversità fra le beatitudini che troviamo nel Vangelo di Matteo e quelle del Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo le beatitudini sono 8 e queste beatitudini vengono rilette da Matteo anche in chiave spirituale. Invece nel Vangelo di Luca sono 4 e vengono lette più in chiave sociale, umana. Se in Matteo beati sono quelli che hanno uno spirito da poveri, nel Vangelo di Luca beati sono i poveri, sic et simpliciter, i poveri in quanto tale. Ecco le differenze. Ma Luca alle 4 beatitudini fa seguire 4 guai per quelli che vivono in maniera opposta alle beatitudini. Se Luca dice beati voi poveri, poi dice guai a voi ricchi. Se Luca dice beati voi che avete fame, proprio gli affamati, e sta parlando da un punto di vista proprio umano, sociale, fisico, quelli che hanno fame, che non hanno niente da mangiare, poi dice guai a voi che siete sazi. Se dice beati a quelli che piangono, quelli che vivono momenti di grande tribolazione o di lutto, poi dice guai a voi che ora ridete. Vedete le opposizioni che pone Luca, come a dire, quelli che Gesù dichiara felici sono tutti quelli che stanno attraversando, da un punto di vista umano e sociale, situazioni di grande
difficoltà, di grande sofferenza, di grande indigenza. Quindi il Vangelo non è per i ricchi, il Vangelo non è per quelli che non hanno problemi o per quelli che stanno bene, il Vangelo è per gli ultimi, perché questa notizia di gioia del Dio che si prende cura anche degli ultimi vale anche per i penultimi o per i primi, quelli che stanno bene, perché se Dio si prende cura degli ultimi, ha maggior ragione degli altri. Dio ha a cuore chi sta male, ha proprio a cuore chi sta male. Se leggiamo tutte le scritture, vediamo per esempio che già Isaia sognava sette secoli prima di Cristo, sognava un mondo senza lacrime, senza sofferenza, senza indigenza, sia fisica che morale. È il libro di Apocalisse che chiude tutta la Bibbia, come il sigillo della Bibbia. Il libro di Apocalisse parla di un Dio che asciugherà le lacrime dagli occhi dei sofferenti, di un Dio che sarà tutto in tutti, per cui ci sarà questo benessere, questo bell'essere stando con Dio, ma si tratta di ripartire dagli ultimi. Gesù lo ha detto in maniera chiara: Dio riparte sempre dagli ultimi. E San Giovanni Paolo II ne ha fatto quasi un punto d'onore nel suo pontificato e Papa Francesco lo ribadisce in continuazione. Ma ripartire dagli ultimi, perché la storia va riscritta a partire dagli ultimi, in quanto Dio si è fatto ultimo. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.